A VideoTalk con grande piacere diamo il benvenuto a Mario Moroni. Ciao Mario. Ciao, buongiorno a tutti, ciao Paolo. Allora, io devo capire perché lì c'è un punto fermo, nel senso che non è un dubbio o una domanda, cioè la fine dei social è ufficiale? Sì, è la fine di un'era, è la fine di un'era, come è finita l'era dei social network qualche anno fa per far spazio ai social media, e prima ancora era finita l'era dei forum, delle chat. Oggi ci troviamo a dire un po' tutti, è la fine dei social media. È la fine perché non soltanto perché ci avviciniamo a una nuova era, quella che stiamo cominciando oggi a toccare, quella delle intelligenze artificiali, ma anche perché non stanno più in piedi economicamente, anche perché ci sono grossi problemi a livello di privacy, di leggi e di politica. E poi perché anche un po' ci disaffezioniamo, no? Non parlo soltanto degli ultimi, diciamo, le ultime notizie di cronaca nazionale, ma parlo anche delle promesse che i social media ci avevano fatto e che in realtà hanno disatteso nella gran parte delle occasioni. Chiaro che tra addetti ai lavori, chi si occupa come me da tanti anni di comunicazione, già l'avevamo annusata, l'avevamo capita, l'avevamo anche un po' sfruttata questa difficoltà, ed ora invece arriva un po' a tutti. Diciamo che questo libro non parla solamente della fine di un'era, ma parla di una responsabilità che abbiamo tutti. Infatti, quando dicevamo all'inizio la fine dei social è perché era dovuto al titolo del tuo nuovo libro intitolato La fine dei social, punto. E dopo che succede? Punto interrogativo. È qui la grande domanda, no? Perché adesso l'intelligenza artificiale è un po' sulla bocca di tutti, però in realtà non si sa bene dove andremo a parare, no? Beh, l'IA, l'intelligenza artificiale non è una novità, c'è da tanti anni, almeno negli ultimi 10 anni, anche le stesse corporation che gestiscono oggi le piattaforme di social media l'hanno utilizzata in diversi ambiti. Lo è così l'intelligenza artificiale per quanto riguarda la guida autonoma, la robotica, le analisi importanti dei paesi. È la prima volta, o meglio, lo è stato così nel 2012, nel 2022, nel 2023, che l'intelligenza artificiale fosse a disposizione di tutti, open in qualche maniera. Non perché OpenAI sia open source, anzi è un'azienda privata che mantiene il controllo di questa tecnologia per quanto riguarda GPT in maniera non open source, ma quanto perché abbiamo scoperto, o meno le persone comuni hanno scoperto, la classica intelligenza artificiale generativa, che è una piccola parte dell'intelligenza artificiale, però che ci ha messo in condizioni di cominciare a ragionare che il lavoro dei creativi non era poi così inattaccabile, il lavoro degli avvocati neanche, il lavoro dei medici purtroppo neanche, e che quindi i professionisti, i cosiddetti professionisti intoccabili da automazione robotica, insomma, sono molto toccabili, compresi musicisti, podcaster, conduttori, eccetera, eccetera. Sappiamo bene dove l'intelligenza artificiale vuole andare a parare, ma non sappiamo che cosa andremo a fare noi, Paolo. Cioè, nel senso, sappiamo molto bene dove sta andando l'AI, dove si sta muovendo e quali sono i limiti e le problematiche, sia per gli esseri umani che anche per la tecnologia stessa. Ma non sappiamo noi che cosa vogliamo fare da grandi. Questa è una domanda che ci portiamo dietro, secondo me, da sempre, no? Un po' in tutte le situazioni. Ritornando ai social, hanno, secondo te, disatteso un po' quello che erano le aspettative inerenti alle stesse? Assolutamente sì, prendo le parole di Luca Sofri che in un'intervista al direttore del Post chiedeva alla platea: ma vi sentite più felici e più liberi oggi o più felici e più liberi eravate prima di internet? No? È una domanda anche retorica, cioè per l'amor di Dio, assolutamente, anche un po', diciamo, strizza l'occhio all'audience, al pubblico, però è la domanda che ci facciamo tutti, no? In un'epoca dove le persone cercano di lavorare un giorno in meno, 4 giorni alla settimana, ormai sembra essere la tendenza in tanti casi, almeno per le aziende che possono permetterselo, e i social media in realtà, per come erano nati, dovevano essere un punto di svolta, no? Io ho cominciato con la mia prima startup nel 1999 e per me, ragazzino di 15 anni in provincia di Milano, alla fine degli anni 90, internet era la possibilità di avere accesso a un'informazione nuova, internazionale, più rapida, più di alto livello.
oggi, se penso dopo qualche anno, direi così, è un'informazione che non è sicura, è un'informazione che di norma è locale e neanche più nazionale, ed è un'informazione che se non siamo capaci di saper distinguere tra il vero e il falso, spesso anche molto, diciamo così, non dico solo fake news, ma molto difficile da interpretare. E quindi ti direi, sicuramente ha disatteso le attese social media, che avevano come loro punto non soltanto il social networking, cioè mettere in contatto le persone, ma vedere dei media audio, video di qualità, e che potessero insegnarci qualche cosa. Ad oggi, diciamo, l'unica cosa che, Paolo, possiamo registrare è la velocità, no? Si è tutto velocizzato tantissimo, che di per sé non è assolutamente un fattore positivo. C'è chi con la velocità riesce a far passare dei messaggi, a sfruttare questa occasione per poter raggiungere più persone, e chi invece si ritrova ad esserci, diciamo così, mal capitato in mezzo a dei problemi. È un po' questa la sfida che abbiamo oggi, no? Per noi e per il nostro lavoro, anche per i nostri figli. Sì, diciamo che ci si fa la domanda: cosa succederà, i social, quant'altro, pensando a qualcosa che non dipende da noi. In realtà siamo sempre noi i protagonisti, no? Alla fine dobbiamo capire noi cosa vogliamo fare, come dicevi prima, la domanda famosa, intelligenza artificiale ci toglierà il lavoro? Sì, dipende dalle regole cosa succederà. Dipende, allora io credo che questo sia un momento storico irripetibile, dove abbiamo la possibilità di scegliere finalmente che cosa vogliamo fare. Se pensiamo alle epoche passate, per quanto riguarda l'essere umano, abbiamo sempre cercato di fare uno step in più per poter fare qualcosa più vicino a noi. L'abbiamo fatto con l'industrializzazione, l'abbiamo fatto con la robotica, l'abbiamo fatto con l'informatica, l'abbiamo fatto con il web. Ad oggi ci siamo disabituati a scegliere in maniera importante, decisa, che cosa vogliamo fare noi, come vogliamo migliorare il mondo. Anzi, abbiamo, diciamo, illusi che quel lavoro para creativo che alcuni di noi svolgono oggi fosse creativo, in realtà era ripetitivo e operativo come tanti altri, e forse non siamo più neanche felici di farlo. Quindi abbiamo l'occasione di poter decidere. Qual è la difficoltà in questo momento? Questa difficoltà è quella della scelta, ovvero di conoscere di più gli esseri umani. Il problema di questa era che stiamo per avere, di intelligenze artificiali, è quello di assumere un ruolo etico, quindi di poter decidere in prima persona le scelte da fare, le scelte grandi, non le scelte di voglio l'auto bianca o blu, ma certo, voglio camminare, voglio sopravvivere in questo pianeta che sta andando a fuoco, oppure no, voglio impegnarmi a andare a scegliere una formazione più internazionale per, oppure no. E sono delle logiche che sono totalmente controintuitive rispetto a quanto siamo stati allevati, cresciuti e formati noi. Pensa alle scuole, che hanno sempre insegnato delle attività tecniche, ad oggi che tornano ad essere il punto etico della formazione dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Ecco, questo è il punto fondamentale di oggi. Poi, dopodiché, questo libro cerca un po' come il precedente, che si intitolava Startup di merda. Di merda. Bello, aggressivo, no? Cioè, anche un po' critico, divertente, proprio per arrivare un po' alla lettura di tutti. E poi magari ti spendo due parole su come è formato il libro appositamente, ma è un'occasione per poter discutere. Quando sembra che, appunto, la discussione nell'epoca dei social media sia totalmente scomparsa, ci siano solamente gli attacchi, i commenti, no? Siamo molto più felici quando le cose vanno male agli altri, piuttosto che quando vanno bene a noi, spesso, no? Quindi, insomma, io credo che questo sia un appuntamento importante per poterci prendere le responsabilità di quello che stiamo facendo, di quello che soprattutto non stiamo facendo. E allora è proprio questo il punto fondamentale, cioè cercare di responsabilizzarci e prendere delle decisioni che siano a nostro favore, senza inseguire chimere o cose particolari. Il 2024 è l'anno giusto per farlo, non soltanto leggendo la fine dei social dopo che succede, ma anche e soprattutto perché siamo in un anno dove ci sono appena state le elezioni a Taiwan, ci saranno le elezioni nel più grosso paese popoloso dell'Asia, che è l'India, ci saranno le elezioni europee e chiaramente nel nostro continente, ci saranno le presidenziali negli Stati Uniti. Quindi, se non è quest'anno per poter decidere,
sarà difficile che se ne presenti un altro in questo anno bisestile. Assolutamente sì, vediamo cosa succederà. Nel frattempo cerchiamo di saperne di più attraverso la fine dei social, dopo che succede il tuo nuovo libro. Noi ti facciamo un grande in bocca al lupo e ci sentiamo al prossimo step, vediamo come sono andate le cose. Volentieri, viva, buon anno a tutti.